Siamo svegliati un po' prima, stiamo evacuando per la bomba e andiamo a Marina di Ravenna, mia sorella, e poi saremo lì. Andrò a Ravenna in giro con i miei cani. Hanno dovuto lasciare le loro case tra le 6 e le 8. 1000 persone residenti a Porto Corsini e Marina di Ravenna sono state evacuate questa mattina per la rimozione della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata il 16 aprile lungo il canale Candiano. Una trentina quelle che hanno scelto di trascorrere la mattinata nei due punti di accoglienza allestiti dalla Protezione Civile. Stiamo qui in attesa, abbiamo la Protezione Civile che ci ha fornito di tutto, dal caffè alla televisione al riparo dalla pioggia. A coordinare le operazioni la prefettura di Ravenna. Per quanto riguarda il personale coinvolto siamo circa sulle 200 unità, tra forze dell'ordine, volontari, operatori sanitari e ovviamente militari. Intorno alle 8 la zona rossa nel raggio di 400 metri dalla bomba era interamente in sicurezza e gli artificieri dell'ottavo reggimento Genio Guastatori l'hanno disinnescata, rimuovendo le spolette che avrebbero potuto causarne l'esplosione. È una bomba inglese del tipo General Purpose a scopo generico MK4 da 500 libre. Una volta disinnescato, l'ordigno è stato trasportato alla Cava Bianca, periferia di Ravenna, dove verrà fatto brillare in sicurezza e non costituirà più un pericolo per nessuno.